Tarsi, Tarsi non dico che è un esperto, però il Tarsi come regista teatrale che ha trattato l'amore anche sul piano della classicità. No, io sì, ti ringrazio Paolo, però io voglio intervenire soprattutto sul discorso del linguaggio, perché poi il linguaggio forma le persone e cambia l'ambiente, cambia anche il risvolto del mestiere, no? Sì. Qui in Italia c'è un passaggio fondamentale che io ho verificato nelle scritte addirittura, non solo sui giornali ma sui muri eccetera eccetera e alle benzine degli autobus, della famosa della escort, no? L'escort, cioè, quindi pensate, vedete il linguaggio, la escort parte dall'accompagnatore, escort vuol dire accompagnatore militare, poi diventa la escort un'accompagnatrice, no? E viene sdoganata nel 2008-2009 nel periodo dei famosi discorsi che si facevano su Berlusconi, no? Nei muri dei muri a Firenze, sono una escort, telefonami, cioè in pratica gli ha dato dignità, cioè hanno detto sono una escort. Adesso, non so se avete, ho visto un'intervista a una ragazza su Rai 3, mi pare qualche tempo fa, un mese fa, li chiamano sex worker, no? Si chiama, è una ragazza italiana, 27 anni, è andata a Berlino, no? A Berlino, e lì fa la sex worker. Non è da come parla, se voi leggete per esempio dei libri, ho letto un libro sulla prostituzione, una prostituta francese. La fuga dei cervelli. Cioè il problema appunto è quello, secondo me adesso, anche sentendo parlare dei ragazzi eccetera eccetera, di quell'età fra i 20, maggiorenni fra i 20 e i 25 anni, diventa una cosa come un'altra. Cioè, secondo me la maggior parte lo scelgono, non è vero che sono sfruttate, la maggioranza lo scelgono perché lo facevano anche le cortigiane veneziane, le famose cortigiane del Cinquecento. Cioè, dice, ma chi me lo fa fare di stare con un marito vecchio, rattrappito, eccetera, e subire questa cosa qui? Cioè, io vado con chi mi pare, cioè la donna si appropria del proprio corpo. Il corpo della donna è suo, io non so come facciano, io personalmente non capisco come potrei fare se fossi donna ad accettare chiunque, no? Che mi paga, non saprei, perché veramente non credo, è quello il problema. E come mai lo fanno allora?